Buonasera di nuovo, come avevo preannunciato, puntuali, siamo qui con la trasmissione La mia parte radicale, con ospite Silvana Bononcini che salutiamo, ringraziamo. Silvana per problemi tecnici è soltanto in audio, questo sì, insomma un po' la dice lunga sulla situazione un po' della banda larga di internet come è diffusa in Italia. C'è anche... Buonasera agli ascoltatori, ai web spettatori. C'è anche un altro problema, che io sono sulla Pennina. C'è anche un altro problema, no? E noi siamo cittadini di serie B in tutti i servizi, inclusi per mettere la DSL ho dovuto rompere le scatole veramente per molto tempo e niente. Regge la trasmissione in video il pomeriggio, la sera non ce la fa, mi hanno detto che dovrei chiedere di cambiare una centralina, che non ci provo neanche perché è proprio una grazia del cielo, non dico divina perché non ci credo, di avere la DSL. Speriamo che arrivi prima o poi la banda larga, ma noi siamo montanari e non ci perdiamo d'animo, continuiamo. Certamente, no, non ci perdiamo d'animo e siamo, sì, ma comunque sia, come tu dicevi, cittadini in serie B, non si tratta di paesi del terzo mondo, ma siamo in Italia, quindi montagna o mare o valli o isole, insomma tutti quanti dovrebbero accedere. Poter accedere a internet in modo perlomeno insomma abbastanza uniforme, invece siamo messi così. Comunque sia, la nostra trasmissione, anzi la tua trasmissione, l'abbiamo intitolata se non sbaglio cominciano a cadere le stelle o qualcosa del genere, e le stelle ovviamente richiamano al Movimento 5 Stelle, su cui, se mi consenti Silvana, tu ormai con una consolidata su Libri TV azione travagliesca, lanci bombe e anatemi a più che puoi. Sì, però, diciamo di... sì, vai. Però cioè, non mi abbinare a Travaglio perché sta con la conversazione. Vabbè, è un altro personaggio proprio da operetta che spero faccia la fine di Pietro. Comunque andiamo. Volevo avanti. Essere un provocatorio. Allora, abbiamo recuperato la connessione con Silvana, come voleva si dimostrare, problemi appunto per quanto riguarda internet. Io darei a questo punto subito la parola a Silvana, l'introduzione l'ho fatta, la senatrice Gambaro, il caso Nuti, compravendita del Movimento 5 Stelle, dei senatori, degli eletti. Silvana, a te la parola. Beh, a me credo siano tutte cose che non stanno né in cielo né in terra. Oddio, può essere possibile perché, però che vadano proprio a comprare dei grillini, è un acquisto magro, a mio parere. Penso che sia più che altro un atteggiamento loro per aumentare l'attenzione, per riuscire a fare ancora quel casino, se si può dire, che Grillo ha fatto fino ad ora. Quindi sulla senatrice potrei dire che quantomeno ha il coraggio di dire quelli che altri dicono in privato e che non esternano, quindi vedremo come cosa succede e come evolverà la situazione. Leggevo tra l'altro un commento l'altro giorno di Giacalone, che è sempre molto molto pugnace, molto pungente, il quale parlava di Grillo, il quale diceva che non è neppure un comico. Io ribadisco una cosa, poi passerei altro perché non credo che meritino attenzione più di tanto, nonostante la marea di voti che si sono presi. Loro sono bravi a protestare, le proposte che hanno sono poche ed alcune sono veramente per me inaccettabili, e
io sulla decrescita felice ci siamo in decrescita, ma è molto infelice. Su altre posizioni sono molto sinistrose, ma da un paese di puffi, non di persone che devono tutti i giorni confrontarsi con la realtà. Vedremo cosa succede. Parlando del passato, degli inizi, degli esordi del Movimento 5 Stelle, mi viene in mente quello che ha fatto Pizzarotti a Parma, che aveva fatto una campagna elettorale tutta centrata sul fatto che non sarebbe mai passato l'inceneritore, e al governo della città, e chiaramente adesso va dicendo che non era possibile fare altrimenti. Non è vero, scopri, tenti di fare le cose fino all'ultimo sangue, e se non riesci a mantenere gli impegni elettorali, a mio parere ti devi dimettere dalle tue funzioni. In Emilia Romagna abbiamo Favi, abbiamo anche l'altra ragazza, che sono stati espulsi per motivi veramente risibili. Cioè, questa cosa delle espulsioni per me è una cosa allucinante. Hai un dissenso in un paese, in un gruppo di gente che fa sì tanto riferimento alla democrazia della rete e all'assemblearismo, chiamano ogni 3x4 i loro iscritti a decidere di cose di cui dovrebbero loro farsi carico, e poi hai un dissenso e espelli le persone. Non è metodo, a mio parere, quindi andiamo oltre. Andiamo oltre, altro diciamo evento in qualche modo che ci riporta un po' alle forze politiche presenti prima delle elezioni, e che insomma in qualche modo non hanno avuto l'aggradimento insomma minimo per poter entrare negli organi legislativi con degli eletti, è quello appunto del partito o insomma forza politica che faceva capo a Ingroia, a Antonio Ingroia, che era Rivoluzione Civile. Poi c'era appunto tutta la questione lunga Ingroia, che tornava in magistratura, però era stato assegnato ad Aosta perché era l'unico posto dove non era stato candidato, però c'è stato, ha proposto un ricorso, insomma alla fine tutta questa diatriba in cui Ingroia aveva pubblicizzato il fatto che lui era discriminato, era rifiutato dalla magistratura perché si era impegnato eccetera in inchieste scottanti. Oggi abbiamo avuto appunto la sua dichiarazione che si ritira dalla magistratura, si dimette. Silvano. Beh, questo non può che farmi piacere, perché è un magistrato in meno di quelli proprio che facevano sentenze allucinanti. Io seguo da molto tempo il caso di Bruno Contrada, sia perché mi pare la sua storia è veramente allucinante, al pari di quella di tanti altri, però la sua è ancora peggiore, e leggevo alcune cose che saranno certamente di parte, però le motivazioni di Ingroia non mi convincono, in cui questa persona, un servitore dello Stato che ha portato al processo un'infinità di generali, di persone, tutti a testimoniare a suo favore, a favore del suo lavoro, e Ingroia, facendo fede a Ciancimino e altri pentiti che in altri processi lui stesso in un libro ha definito inattendibili, è arrivato a ottenere una condanna che è una vergogna per l'Italia. Poi sai, se tu sei un magistrato devi essere sopra le parti, non puoi essere aderente ad alcun partito, ad alcune forze, ad alcuna, non puoi andare alle manifestazioni di parte, non puoi esprimere il tuo, cioè qui è molto difficile, sono discussioni, però tu devi amministrare la giustizia in nome del popolo italiano, quindi devi cercare di mantenerti un pochino al di fuori della mischia.
lui ha fatto più o meno quello che ha fatto, forse di peggio, quello che ha fatto Nino Di Pietro, con lo stesso risultato che io entrai nel Partito Radicale all'epoca della vicenda di Emilio Vesce e la questione giustizia l'ho seguita, ho seguito la storia di Emilio, ho lavorato e mi sono dannata per Tortora a suo tempo, ho seguito la storia, per non stare proprio dalla parte della sinistra, anche di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro sulla strage del 2 agosto a Bologna, e ho raccolto soprattutto per strada molti referendum. Io quando mi trovo a discutere in piazza Ravegnano davanti alla Feltrinelle, attaccata a un fitone con un magistrato, e la sua ultima discussione mi viene a dire che se loro avessero la responsabilità civile nessun magistrato, per paura delle discussioni, delle cause, oserebbe più fare il magistrato, io allora mi chiedi ed ancora mi chiedo perché una parte di professionisti deve rispondere dei propri errori, perché un'altra deve essere sopra tutto e tutti e non deve pagare mai se distrugge la vita politica personale di qua. Io penso certamente tanti nomi noti, ma ho conosciuto anche altre persone, ho visitato le carceri e quindi sono venuto a conoscenza di storie allucinanti di ultimi proprio che, non avendo modo di difendersi perché non hanno le possibilità economiche, hanno vissuto sulla pelle questo dramma che è la giustizia italiana. C'è una forma di prescrizione in Italia che è quella di chi, per permettersi di cavillare nel processo con grossi nomi di legali, studi di grido, e chi invece e finisce in carcere per il furto di una mela perché è malato, è affamato, ed è successo, quindi siamo a dei livelli. Su questo Pannella e i radicali italiani hanno ragione, il problema della giustizia è un dramma e lo si deve risolvere, perché è un dramma per tanti motivi. Ci siamo caricati sulle spalle le condanne della CEDU e ci stiamo caricando sulle spalle, dal punto di vista economico, il fatto che moltissimi non vengono in Italia ad investire, perché con l'incertezza del diritto, con le regole che, oltre a essere molto nebulose, non sono certe, e non sai come ti si devi comportare, perché oltre alla burocrazia che ti asfissia, ti impedisce il lavoro, hai una giustizia che non risponde a quello per cui è tenuta, e il dramma è personale ma è anche economico, e quindi bisognerà, spero, risolverlo. Io non sono più aderente ai radicali italiani, però siccome i temi del referendum che ha presentato mi trovano pienamente d'accordo, io martedì farò un tavolo perché a Zocca con un consigliere comunale del PD, tale Covilli Manuel, il quale verrà. Per l'eutanasia mi ha detto di sì, per gli altri referendum mi ha invitato, dice: noi portiamo i volantini e mandiamo le persone a firmare in comune. Una piccola distinzione che gli ha permesso comunque di togliersi dalle beghe, perché evidentemente li conosce e può essere d'accordo per una parte, per l'altra no, e non vuole esporsi più di tanto. Comunque avremo, oltre ai moduli dell'eutanasia, sul tavolo liberale,
Io sono aderente a Scelta Civica, ma sono anche e mi iscriverò all'associazione Luca Coscioni e raccoglierò per l'eutanasia, contenta di farlo perché lo devo a Piero Welby, che è stato uno degli ispiratori, è stato l'ispiratore e oltre che un amico carissimo che rimpiango, che rimpiangerò sempre, di questa battaglia che spero si arrivi a vincere, perché è impensabile che ci costringano a vivere contro le nostre decisioni, contro il nostro e per la nostra autonomia di giudizio, che pretendono di decidere anche sulla nostra morte oltre che sulla nostra vita. Peraltro Mina l'abbiamo incontrata, l'ho incontrata qualche giorno fa, perché sono stata allo spettacolo di Stefania Mulè su dei testi di Piero Welby e Peppino Englaro, che è stato molto bello, e abbiamo fatto anche parecchie foto. Speriamo che lo facciano e lo replichino anche in altri posti d'Italia. Se posso dire di questo una cosa, sì. La regista Laura Viestoli sta cercando delle partecipazioni al suo progetto elettorale in senso di contribuzione. Mancano, deve arrivare ad avere 15.000 euro, chiede una partecipazione fattiva economica da parte di chi è d'accordo per questa battaglia e per questo film. Sul Facebook c'è un gruppo creato da Mina e molto attivo da me, molto frequentato da me e anche da Sergio Giordano, che è un altro antico compagno ed amico di Piero, che continua a portare la bandiera della sua battaglia, e è intitolato il gruppo Memoria di Piero Welby. Di sopra ci sono le indicazioni, perché veramente adesso non le ricordo, non ricordo il sito a cui fare riferimento per farsi contribuente di questo progetto editoriale, che secondo me può essere solo bello e utile alla discussione. Fine dello spot per il film di Piero. Senti Silvana, siamo in chiusura, proprio ormai ci abbiamo sforato, ma ovviamente recuperiamo un pochino se riusciamo l'interruzione. Un commento proprio in pochissime battute sull'operato del governo, sulle prospettive, sulle promesse, quello che stanno facendo, che si propongono di realizzare. Sì, io credo di averlo già detto qui, conoscevo Enrico Letta dalle trasmissioni che faceva Benedetto della Vedova quando era ancora con Radicali Italiani, si chiama Catalassi, nel sito di Radio Radicale li trovate ancora, e aveva una esposizione abbastanza avanti per essere, è un economista, un'idea direi meno peggio degli altri. Io non so cosa faranno, perché chiaramente anche lui, come Monti, dovrà litigare a destra e manca, perché sono tutti lì pronti a pensare alle prossime elezioni e al consenso che perderanno o che troveranno, e non pensano al paese. L'unica cosa, io avevo sentito, credo anche da Saccomanni, parlare di alcune cose in senso liberale, e parlare pure di dismissione di patrimonio pubblico, di partecipate. Questa cosa è un elementare ragionamento che si appella al buonsenso. Noi abbiamo un debito pubblico astronomico, se lo riduci paghi, riduci molto anche gli interessi, ed è senz'altro da
da vedere e da studiare. Io ne sento parlare poco e la cosa mi preoccupa. Scrivevo non so dove che ci vuole coraggio. Ecco, ci fosse Benedetto della Vedova al Ministero dell'Economia, credo che avrebbe il coraggio di fare queste cose, di farsene carico. E purtroppo il liberalismo e il liberismo sembra una bestemmia in Italia, mentre è l'unica cosa sensata. Per esempio, tu pensa alla Polonia, che ha un gruppo dirigente, una classe dirigente al governo di liberali, e stanno veramente facendo delle cose ottime. È un paese che esce da un sistema comunista, da una dittatura comunista, ha fatto un'inversione, vissuta sotto il giogo cattolico, sotto quell'impronta un po' catto comunista pure da loro, e adesso è avviato un percorso liberale. E non capisco perché non ci si arrivi in Italia, non capisco perché in Italia continuino a litigare quei quattro gatti liberali che ci sono, anziché unirsi. Io credo che Monti abbia pagato quello che ha tentato di fare, lo abbia pagato in termini elettorali. Per quello che mi riguarda, anche se sento voci di rumor tra l'ala cattolica e i liberali, io spero che si riesca a creare, se Casini va via, può che rendermi contenta la cosa, però io spero che si cominci a ragionare in senso liberale. Benedetto è stato nominato portavoce, quindi avrà visibilità e spero che cominci anche lui a sgomitare, cosa che per carattere non sa fare, però dovrà imparare a fare, perché lui, c'è la Lanzillotta, c'è Ichino, c'è Cazzola, ci sono alcune personalità che devono trovare il coraggio di uscire allo scoperto e combattere in modo veramente duro, perché l'unica speranza è un paese che vada verso la libertà. La libertà è sinonimo di ricchezza per tutti, poco Stato, poche regole ben certe, e poi il mercato che produca. In tutti i paesi dove c'è un sistema liberale c'è più ricchezza, c'è più libertà, hai modo di combattere le cose, hai strumenti che controllano il governo, che rigorosamente, quindi io spero ci si arrivi. Io ho un po' di anni sul coppone, vorrei vivere fino a vedere il mio paese veramente libero da questi personaggi che sono da operetta e che non dal punto di vista di governo e di opposizione fanno come i ladri di Pisa, che litigano di giorno e poi vanno a rubare di notte insieme. Ok, si parlava con questo invito, questo augurio al governo e a Benedetto affinché si scateni in qualche modo. Leggete Libertiamo, www.libertiamo.it. Ok, d'accordo, grazie Silvana, alla prossima, con imperdonabile ritardo, ma ci abbiamo avuto dei problemi, restituisco la linea alla regia, grazie ancora, continuate a seguire i programmi di Libri TV. Grazie ancora, ciao Silvana. Ciao, buonasera a tutti.